Un viaggio lungo 1000 chilometri inizia con un... Ah! Senza allegria è una... Piccolo passo. La speranza è un sogno fatto da svegli. Ridere è il linguaggio dell'anima. A cosa serve? Per la dislessia, no? Il nostro cervello legge tutto anche senza... interpreta già la frase. Io le ho lette, avevo già visto questo tipo di... È anche bello la mattina avere qualcosa anche da guardare, da fare, mentre si aspetta la metro. Lo spazio da sfruttare, sì, tanto qua. Un angolo così non sarebbe servito a nient'altro se non alla sporcizia. Ma è un fatto culturale anche, non lo so. È... Dato che a Milano già di culture ce n'è poca, molto poca. Colore, bello. Sai cosa? La cosa interessante è che dovendo rielaborare il testo, inevitabilmente ci passi e ci ripassi sopra. Stimolare l'intuito, no? Si lancia l'input, uno se poi ha tempo è stimolato da sta cosa, è bello. Richiama la fantasia, il colore, è bello. È un bel esercizio, fidati. Allora lo so di per certo. Perché è qualcosa di insolito che non capita di vedere, soprattutto in stazione. La prima volta che le ho viste sono state quelle su una sera, mi sono fermata e ho girato, diciamo, fra queste installazioni poi anche concrete, reali, no? Ci puoi girare in mezzo. Vabbè, ho capito subito che era un anagramma e ho cercato di risolverli. Questi giochini qua sono simpatici, ricordano un po' la settimana enigmistica. Un bel modo per aspettare il treno. Sì, sennò è tutto grigio, morto. Meno pubblicità, avere più queste cose in Italia, sì, senz'altro. È molto più intelligente questa. Ha un senso a prescindere dal target, credo, no? Anche per dei concerti sarebbe bello, concerti di musica. Visto che la gente poi ci passa realmente tanto tempo tra le varie fermate, eccetera, io metterei colore, musica e arte. Vedere e pensare è un programma di iniziative il cui obiettivo è dimostrare come si possa essere interattivi con la comunicazione senza fare ricorso a tecnologie particolarmente costose. A partire da questo concetto di base, IGP Deco ha presentato, presso la fermata della metropolitana milanese di Porta Garibaldi, due installazioni, una tridimensionale e una classica, che offrono stimoli che invitano e sollecitano le persone a completare, interpretare e fare proprio il messaggio.